Il programma del futuro dei prossimi 5 anni è denso, ma è molto equilibrato e supportato da non solo pianificazione e progettualità, ma anche da supporto economico già in cassa. Apriremo i sotterranei per poter garantire nuovi depositi alle Cavaiole, ma soprattutto un grande spazio espositivo e nuovi servizi igienici al pubblico. Questa dimensione sotterranea collegherà il museo con le grandi metropolitane e poi ovviamente aggiungeremo nuove sezioni espositive, la sezione del Mediterraneo, la sezione Neapolis e Cuma, la sezione dedicata alla storia del Man, ai vasi greci. Insomma, questo museo si sta dotando di un'offerta tale da porlo al vertice dell'offerta dei materiali classici al mondo. Inoltre anche i servizi saranno potenziati, presto aprirà il nuovo ristorante, avremo anche una foresteria e soprattutto una serie di azioni connesse con i grandi edifici cittadini limitrofi, Palazzo Fuga che diventerà un Man 2, la Galleria Principe, un'altra area espositiva del Man, il Colosimo, un grande centro di accoglienza per ricercatori per la realizzazione di convegni.